gioca sotto un cielo sgombro da nuvole, bellissima giornata, dovrebbe guadagnarne lo spettacolo. Un saluto da Piero Gipardo, con me come d'abitudine Lelia Dani per il commento tecnico. Torna il grande show della Serie A Team su queste frequenze, incontro con molti spunti interessanti. È sempre un piacere lavorare al tuo fianco, Pier. Devo dire che si respira un'aria elettrizzante sugli spalti, la voglia di vedere come andrà a finire tanta, si prospetta una partita a dir poco notevole. L'11 di partenza dell'Empoli per questa sfida. Per questa sfida hanno scelto una versione piuttosto offensiva del classico 4-5-1, perché gli esterni hanno le caratteristiche e la capacità di andare. Allora il tecnico avrà chiesto una partita di grande sacrificio, Pier, per dare una mano all'unica punta di ruolo. Ecco l'11 della formazione ospite. Adottano un 3-4-3 con una evidente ispirazione offensiva. Una punta centrale affiancata da due esterni rapidi, bravi nell'uno contro uno, che potrebbero fare la differenza con la loro velocità. Comincia dunque la gara. Candreva continua ad avanzare, arbitro che ferma il gioco. Può portarsi in vantaggio. Ci provano di nuovo. Hanno trovato subito il gol. Partita già caldissima. Gol che ci viene riproposto da altra angolazione. Da apprezzare sicuramente la conclusione dell'attaccante. Bravo ad approfittare del piazzamento errato del portiere. E ha lasciato troppo spazio sul primo palo. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Marin. Contrasto deciso ma pulito, pallone recuperato. Non è solo. Intervento comodo per il portiere. Guadagna metri. Ottimo recupero del pallone. Hanno spazio per andare in contropiede. Difesa messa male, occhio alla ripartenza. C'è il tiro. E con questa rete si riportano in parità.
Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Un gol facile facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Hanno pareggiato, dunque 1-1. A causa di traffico intenso all'esterno dello stadio, consigliamo di prendere percorsi alternativi. Kovalenko prova ad aggirare la difesa. Conclusione murata, palla, intervento pulito sull'avversario. Occhio al movimento dei compagni. Prova da lì. Conclusione potente che si aspetta fuori davvero per pochi centimetri. Interviene, intercetta il passaggio. Prova a servire profondo il compagno. Occhio al tentativo, c'è pressing. E c'è il gol! E trovano di nuovo il vantaggio. Replay meritato è per questo gol, da sottolineare l'assist del compagno. Un gol facile facile, da sotto misura. Nulla da fare per il portiere. Il punteggio adesso è di 2-1. L'arbitro lascia correre. C'è un minuto ancora da giocare. Si chiude qui il primo tempo con le squadre che tornano negli spogliatoi. Comincia la seconda frazione di gara. Guillaumbert. Contrasto vincente, pallone recuperato. Occhio al pallone filtrante. Attenzione, grande possibilità. E c'è il gol. Due reti di vantaggio adesso, non si vogliono fermare. Qui ha potuto colpire da pochi metri. Il portiere non ha potuto fare altro che raccogliere il pallone in fondo alla rete. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Va via alla grande. Palla che torna in possesso, buono il lavoro difensivo.
L'arbitro Pacero deve aver visto, si va avanti col vantaggio. Sfuma la possibilità di lasciar giocare perché non c'è il vantaggio, dunque punizione. Tutti e due gli allenatori vogliono cambiare qualcosa. Ha provato a spazzare, ma non è finita. Fischia l'arbitro, sarà calcio piazzato. Caputo recupera la palla con questo intervento. Via, ha spazio per tirare, è andato vicino a segnarne un altro, ma il portiere stavolta gli ha rovinato la festa. Aveva già preso gol da questo giocatore, stavolta però il duello di stanza lo ha vinto lui. E con il numero 27 Vittorio Tomalanco entra in campo con il numero 29 Bartosz Berezinski. Occhio al cross di Candreva, si sostituisce al portiere qui. Intervento sensore che intercetta il passaggio. La legge bene, ferma il passaggio. Può girarla. Caputo. Ha una grossa chance qui, attenzione. Tempismo perfetto, ferma l'azione avversaria. Palla recuperata in ottima posizione. E c'è il gol, ma la porta era assolutamente vuota. Un gol facile facile. Porta spalancata, praticamente impossibile sbagliare. Gara che sta per finire, a quanto pare c'è una distanza insormontabile. È entrato fuori tempo e qui può starci il cartellino. Arriva il giallo per questo intervento. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. Occhio al cross in mezzo. Nessun problema per il portiere su questo colpo di testa. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Cabral. Prosegue spedito ancora. Possibilità di contropiede, attenzione. Sentite i tifosi, vogliono che calci da lì. Parata efficace, fischia la fine l'arbitro, esultano i tifosi di casa per questo successo. 3 punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Non hanno sbagliato praticamente nulla. Quando giocano così, diventano difficili da fermare.